Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui perché, come vi avevo promesso, dopo aver realizzato questo scaldacollo in bicolore, ma oltre ad essere in bicolore con due lane, una rasata e una peluche, andiamo a realizzare anche il cappellino uguale, fatto a mo' di colbacco, con la coppola grigio chiara, in questo modo, e poi la parte tutta davanti di invece lana peluche. Ok, quindi questo è il risultato. Io sono molto soddisfatta di come è venuto. Spero che piaccia anche a voi. Soprattutto questa parte anche del cappello resta veramente morbidissima, veramente soffice, soffice, soffice. E quindi è veramente secondo me perfetta. Fatemi sapere cosa ne pensate e io vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre è della lana di due tipi diversi. Una è la lana peluche classica, quindi normale, di questo colore grigio chiaro, quindi in contrasto, e il tutto andremo a lavorarlo con un uncinetto numero 7. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Per prima cosa andiamo a fare un anello magico. Voilà, all'interno del quale andremo a lavorare 6 ma mezze maglie alte. Quindi io vado a fare 2 catenelle che sostituiscono la mia prima mezza maglia alta, seguita da altre 5 mezze maglie alte che vado a fare all'interno del cerchio. Quindi una, due, tre, 4 e 5. A questo punto tiro e vado a chiudere il cerchio e completo il giro chiudendolo con una maglia bassissima, quindi punto qui alla cima della catenella che avevo fatto e vado a chiudere con una maglia bassissima. Voilà. Adesso andremo a fare di nuovo 2 catenelle. E poi andiamo a lavorare 2 mezzi punti alti per ogni punto sottostante, quindi al termine del giro dovremo avere 12 mezze maglie alte. Ok, quindi punto qui e poi nello stesso punto per andare a fare l'aumento. E lavoro 2 mezze maglie alte per ogni maglia sottostante. Voilà, termino il giro con un punto bassissimo. E voilà, e questo è il secondo giro. Adesso saliamo di nuovo facendo 2 catenelle e dopodiché andiamo a lavorare una mezza maglia alta nel primo punto, mentre nel secondo andiamo a fare un aumento, quindi lavoreremo 2 ma mezze maglie alte nello stesso punto. Vedete che le ho prese entrambe nello stesso punto. Adesso di nuovo lavoriamo una maglia singola nel punto seguente e in quello successivo ne lavoreremo due, quindi una e poi rientro nello stesso identico punto, vedete, nello stesso e lavoro la seconda. Poi di nuovo una singola e poi nel successivo di nuovo invece ne lavoreremo due e proseguiamo così per tutto il giro alternando una mezza maglia alta a 2 mezze maglie alte nel punto seguente. Se avete fatto tutto correttamente, nell'ultimo punto, che nel mio è questo, dovete andare a fare l'aumento. Ok? Quindi io finisco esattamente con l'aumento e anche voi, se avete fatto tutto giusto, dovreste finire con l'aumento. Chiudiamo il giro sempre con una maglia bassissima, in questo modo. Adesso di nuovo saliamo facendo 2 catenelle. E stavolta andiamo a fare nel primo punto una mezza maglia alta,
nel secondo punto un'altra maglia alta, nel terzo punto l'aumento, quindi ne lavoriamo due assieme, due maglie nello stesso punto. Poi vado di nuovo a lavorare una maglia singola nel punto successivo, un'altra maglia singola nel punto ancora dopo, e poi nel terzo invece andiamo a fare l'aumento, quindi ne lavoriamo due. E di nuovo dobbiamo ripetere tutta la sequenza per tutto il giro, quindi una maglia alta singola, un'altra maglia alta singola, nel punto successivo un aumento, quindi due nello stesso punto. Vedete? Proseguiamo così per tutto il giro. Di nuovo, se avete fatto tutto correttamente, al termine del giro, nell'ultimo punto, dovrete andare a lavorare l'aumento. Voilà, chiudiamo il giro con una maglia bassissima. In questo modo, io qui c'ho un nodo. Quindi dopo aver chiuso il giro con una maglia bassissima facciamo di nuovo 2 catenelle e nel giro seguente andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte nei tre punti, nei primi tre punti, quindi lavoriamo 3 mezze maglie alte, nel quarto punto andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a lavorare 2 maglie nello stesso punto, vedete? In questo modo. Poi ne lavoriamo di nuovo 3 da sole, quindi 1, 2 e 3 nei successivi tre punti, e in quello dopo ancora invece andiamo a lavorare l'aumento, quindi lavoriamo 2 maglie puntando sempre nello stesso punto e proseguiamo così per tutto il giro, quindi adesso di nuovo 3 mezze maglie alte, nel quarto di nuovo un aumento e così via. Terminato anche questo giro, abbiamo chiuso sempre con la maglia bassissima, nuovamente 2 catenelle e iniziamo un nuovo giro dove questa volta andremo a lavorare 4 mezze maglie alte nei primi 4 punti. 2, 3 e 4. Nel quinto punto vado a fare l'aumento, quindi lavorerò 2 maglie nello stesso punto. Successivamente andiamo a lavorare di nuovo altre 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Nel quinto faccio l'aumento. E proseguo così per tutto il giro. Andiamo a fare il nostro ultimo giro con questa lana, quindi nuovamente 2 catenelle. Questa volta andiamo a lavorare 5 mezze maglie alte nei primi 5 punti. 2, 3, 4 e 5. Nel sesto vado a fare l'aumento, quindi ne lavorerò 2, 1 e 1, 2. Adesso nuovamente altre 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. E nel sesto facciamo l'aumento. Proseguiamo così per tutto questo giro. Una volta arrivati al termine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e tagliamo il filo, perché adesso dobbiamo proseguire con la lana peluche. Quindi prendiamo la nostra nuova lana, andiamo a fare un cappio d'inizio in questo modo e andiamo a inserirci con una maglia bassissima in un punto. Voilà, a questo punto andiamo a fare 2 catenelle e andiamo a lavorare un mezzo punto alto per ogni punto sottostante, senza più fare né aumenti né niente, semplicemente andiamo a lavorare i nostri mezzi punti alti puntando all'interno di ogni punto sottostante.
e proseguiamo così per tutto il giro. Una volta arrivata al termine del giro, senza più une, chiudere con maglie bassissime né niente, semplicemente carichiamo il filo, andiamo a puntare nel primo punto, diciamo, del nuovo giro e proseguiamo la nostra lavorazione andando sempre a fare un mezzo punto alto per ogni punto sottostante. Quindi dobbiamo continuare a lavorare il nostro cappellino in questo modo, senza più né aumenti né niente, con questo nuovo tipo di lana dobbiamo proseguire fino ad aver ottenuto la lunghezza desiderata. Io calcolo circa una decina di giri e dopo vi farò sapere esattamente quanti ne ho fatti. Quindi dobbiamo proseguire la nostra lavorazione in questo modo, quindi un mezzo punto alto per ogni punto sottostante, senza più né aumenti né diminuzioni, ma girando in tondo. Ok? Proseguiamo così. Questa qui è la parte che abbiamo lavorato prima assieme con la lana normale grigia e invece questa è la parte che io sono andata a realizzare con la lana peluche per imitare un po' il motivo del colbacco, appunto. E con questa lana peluche ho lavorato a mezza maglia alta, come abbiamo visto, per circa 13 centimetri. Ok, quindi queste sono le misure più o meno che anche voi dovete fare per un cappello da ragazza, da donna, ok? E quindi adesso vi faccio vedere con lo scaldacollo che avevamo già realizzato e vi lascio il rimando del tutorial. Questo è il nostro completo. Guardate un po', io sono veramente super soddisfatta, mi piace veramente tanto. Inizialmente volevo andare ad abbellire ulteriormente questa parte con dei richiami di lana grigia, ma ho deciso di non farlo perché mi piace così come sta, quindi spero che piaccia anche a voi. Poi ovviamente dipende dai gusti e si può impreziosire, cambiare, fare in base al gusto di ognuno. Ok, quindi questo è il progetto terminato, spero che vi sia piaciuto. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, come sempre, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!